testa di cavolfiore. Prima cosa da dire fondamentale è che non vuole assolutamente sostituirsi alla pizza classica, assolutamente, ma è semplicemente un modo, un'alternativa, un modo diverso, un'alternativa per mangiare il cavolfiore. Prima di tutto, di cosa abbiamo bisogno? Una testa di cavolfiore, io l'ho già tagliata, pulita e ridotta a cimette, e dobbiamo, ci serve poi ovviamente un frullatore. Infatti dobbiamo ridurre il cavolo proprio come se fosse quasi una farina. E procediamo. Allora, no, non so se riuscite a vederlo da lì, però il cavolfiore deve essere veramente sminuzzato in maniera finissima. E non so se si riesce a vedere qualcosina, però è veramente fine fine. Lo prendiamo dal nostro frullatore e lo mettiamo all'interno di un canovaccio pulito. Adesso quello che dobbiamo fare è semplicemente chiudere per bene il canovaccio, lo straccio, ci mettiamo questo sotto e dobbiamo strizzare per bene tutta l'acqua. Questo è un procedimento fondamentale per far sì che la nostra pizza risulti poi alla fine croccante, come deve essere. Diciamo che così è un po'. Che abbiamo tolto, eliminato tutta l'acqua dal nostro panetto di cavolfiore, dobbiamo fare l'impasto. Le opzioni sono due: o mettete tutti gli ingredienti che adesso vi dirò all'interno di un recipiente e li amalgamate semplicemente impastando con le mani, oppure potete trasferire nuovamente tutto all'interno del vostro frullatore e frullare tutto quanto normalmente in modo tale da formare l'impasto. Qualche casino adesso, quindi preferisco farlo con il frullatore in questo momento. Anche con difficoltà annessa. Guardate. Guarda qui. Mettiamo qui. Aggiungiamo un uovo intero. E circa 30-40 grammi di albume liquido, altrimenti opzione possiamo non mettere l'uovo intero e aggiungere il doppio della dose di albume, quindi circa 80 grammi di albume soltanto. Aggiungiamo 50 grammi di farina di mandorle. Opzionale, potremmo aggiungere circa 20-30 grammi di parmigiano grattugiato, ma andrebbe bene anche qualsiasi altro tipo di formaggio. Questo serve per dargli comunque un sapore in più e una consistenza sicuramente diversa e molto più croccante. Io lo aggiungo e qui sono 30 grammi di parmigiano. Adesso potete aggiungere sale, quindi io lo aggiungo. Potete aggiungere spezie, erbe, aromi a piacere. Io adesso aggiungerò semplicemente un po' di pepe e dell'aglio in polvere. La nostra pizza, quindi cosa facciamo? Prendiamo un foglio di carta forno e lo appoggiamo così. Adesso prendiamo l'impasto e lo posizioniamo al centro più o meno, amalgamarlo in modo tale da dargli un attimino la forma di una pagnotta. Ci mettiamo un altro foglio di carta forno sopra e con le mani oppure con l'aiuto di un mattarello
possiamo stendere il nostro impasto e dargli la forma di una bella pizza. Ve la faccio anche vedere. La mettiamo prima in forno, la facciamo prima cuocere in forno perché comunque è una cottura di 30-40 minuti se la vogliamo bella croccante. E il forno deve essere preriscaldato a 180 gradi. Forno, mi raccomando, ventilato, perché appunto anche questo è fondamentale per farla venire bella croccante. E dopo aggiungiamo il condimento. Possiamo veramente condirla come vogliamo. Dopo vi farò vedere come ho deciso di condirla io per stasera. Ma veramente potete condirla anche con una pizza, come una pizza normale. Questo procedimento è molto delicato perché potrebbe rompersi, però non c'è problema, perché tanto nel momento in cui, se si dovesse rompere, basta semplicemente posizionare un'altra volta il primo foglio di carta forno sopra e nuovamente livellare. Si ricompatterà quasi all'istante, ve lo dico perché mi è capitato. Ed è pronta per essere infornata. 30-40 minuti e andiamo. Adesso io parto con il mio condimento. Userò delle melanzane grigliate, della rucola fresca, del basilico fresco, della ricotta fresca, dei pomodori secchi e del pesto che faccio io in casa. Faccio anche vedere da vicino perché è bellissima ed è anche buonissima, ve la assicuro.